Allora, benvenuti a tutti, nuovo appuntamento qui allo stand della Federazione Unitaria Italiana Scrittori, Salone del Libro di Torino 2015, sono in compagnia di Franco Buffoni. Buonasera. Che ringrazio di averci raggiunto, di stare un po' con noi per parlare di poesia, per parlare anche un po' di sé, in modo che aiutiamo i nostri spettatori, chi ancora magari poco digerisse la poesia italiana e quindi ancora non conosce il nome di Franco Buffoni. Tutti gli altri invece che lo conoscono già avranno modo di apprezzare ancora una volta un po' la sapidità di Franco. Allora, ho tra le mie mani un testo, si chiama Iucci, edito nella collana dello Specchio, la forse più prestigiosa collana di poesia italiana, edita ovviamente da Mondadori, e a Franco chiedo subito insomma, di aiutarci a decifrare un pochino innanzitutto il titolo. Che ovviamente... Il titolo è il nome proprio, il soprannome diciamo, di una ragazza che io ho conosciuto quando ero molto giovane, tra i 20 e i 30 anni, e poi lei morì quando io avevo 30 anni, lei aveva 8 anni più di me, e per una decina d'anni condividemmo scoperte, avventure, e fu un'amicizia amorosa molto intensa, che non ho mai raccontato compiutamente nei libri precedenti. Qualche testo qua e là porta anche il suo nome, ma non raccontavo in modo organico la nostra storia, che è una storia anche drammatica da certi punti di vista. E mi sono deciso a farlo adesso, a distanza di 40 anni dagli eventi, quindi con la distanza che il tempo, solo il tempo, può dare a certi eventi e a un evento come la morte, quindi amore e morte, diciamo, sono gli ingredienti di questo libro, ingredienti classici, ingredienti che risalgono a quando l'uomo ha iniziato a scrivere poesia, a scrivere letteratura, e che io ho cercato di disporre in modo molto nervoso, molto sintetico, molto moderno, anche perché i personaggi che dicono io in questo libro sono due, siamo io e lei. E quando parla lei il libro pone in corsivo il discorso, e a mano che il libro prosegue il corsivo si infittisce e alla fine prende lei il predominio, anche perché lei ha il grande vantaggio di poter parlare dall'eternità. Io invece sono ancora qui, povero topolino, ad aspettare quando, come, se verrà, certo verrà quel grande imbuto che ti accoglie. Quindi sono in una posizione, la sociologia americana direbbe one down, e lei è in posizione one up, e tutto governa e comanda. Va bene, anche questa citazione in inglese, che tra l'altro ci ricorda insomma la grande frequentazione di Franco Buffoni con la letteratura anglosassone più in generale, non solo quella inglese ma anche quella americana. E vorrei sapere un po' come si inserisce Iucci all'interno del tuo percorso, però, cioè nel senso, a che punto siamo quindi nella tua così elaborazione poetica, quale passo rappresenta questo libro nei confronti della tua produzione precedente? Sì, Iucci era già anticipata nell'Oscar uscito nel 2012, che comprende tutte le mie poesie, difatti porta come indicazioni cronologiche 1975-2012, che potrebbero essere anche una data di nascita e di morte. Ahimè, ero nato prima e sono tuttora sopravvivente a quella data del 2012. Quindi è un libro che è stato scritto nel corso dello scorso decennio, molto stratificato, e che ha visto la luce appunto 6 mesi fa, e tra l'altro è notizia di ieri, e mi piace darvela in anteprima. Ieri mi hanno comunicato che questo libro, Iucci, ha vinto il premio Luciana Notari, che mi verrà consegnato a Terni tra 10 giorni. Quindi sono contento per come si può esserlo in una situazione di questo genere. Alla domanda tecnica che mi hai fatto potrei rispondere in modo molto sintetico. Negli ultimi 4 libri è avvenuto questo: con il 2000, il libro era Il profilo del rosa, c'era una prepotenza soverchiante dell'io lirico. Invece nel 2005, con il libro successivo che si intitola Guerra,
l'io lirico è completamente scomparso, l'io non c'è più in questo libro e la guerra in tutte le sue manifestazioni viene descritta in modo asettico. Con Iucci recupero l'io lirico ma lo splitto tra queste due persone che sono l'io giovane, l'io narrante giovane e questa figura femminile che fa da Beatrice, da Madonna, da maestra. Ecco, poiché hai citato, anche se di sfuggita, però una figura letteraria insomma nota come quella di Beatrice, poiché, come ho detto anche ad altri prima di te che si sono seduti su questo divanetto, dietro di noi campeggia un distico di Dante ed è il nostro modo in questo caso di celebrare il 750° anniversario di Dante, voglio chiederti due parole su questa ricorrenza, ma anche sapere se nel quanto l'opera di Dante in qualche modo riecheggia nei versi di Franco Buffoni, in che misura sicuramente riecheggia, ma in che misura, in che modo, con quali tonalità, con quali nervature? Ma sai, per rispondere a una domanda di questo genere bisognerebbe cominciare con le frazioni, quindi una volta sedicesimo si diceva in sedicesimo, no? In sedicesimo, io direi in trentaduesimo, in sessantaquattresimo, insomma, ecco, si parva licet, ecco, si diceva a riguardo. In questo libro certamente, ecco, questo Iucci è un libro purgatoriale, questo colore di copertina io l'ho voluto, questo grigio tendente al grigio perla, con questa quarta di copertina dove è vero che la Mondadori adesso mette la faccia dell'autore, ma c'è anche un quadro che riproduce Iucci, questo quadro l'ho fatto io nel 71 quando appunto eravamo nel corso di questa amicizia amorosa, quindi anche questo quadro è per me molto, molto importante. Perché dicevo purgatoriale? Perché è un libro purgatoriale, è un libro di confessione. In effetti ho avuto questa storia che è durata 10 anni con questa ragazza, però io ero già omosessuale allora, soltanto che allora la situazione era molto più contorta di quella di oggi e quindi c'erano i miei tradimenti, ma erano tradimenti effimeri che si consumavano nell'arco di una giornata, di una sera, e poi io tornavo sempre da lei perché lei era il punto fisso. Allora non era concepibile il legame tra due persone dello stesso sesso con una finalità di vita in comune. E quindi il nostro sentimento risentì molto di questi miei tradimenti e di questi suoi perdoni. Era anche molto intelligente, molto più colta. Quando io avevo 20 anni, lei ne aveva 28, quando ci siamo conosciuti lei era già laureata, faceva già ricerca, per cui il rapporto non era alla pari. E poi accadde appunto questa cosa che lei, dopo 9 anni che ci conoscevamo, si ammalò di cancro, morì dopo un anno con interventi chirurgici, e questo ultimo anno della sua vita naturalmente non fece che consolidare il legame sul piano morale, ed è questo legame che fuoriesce dopo 40 anni in questi versi. Dicevo purgatoriale, e naturalmente i versi che avevo in mente quando ho impostato questo libro, come hai detto tu, sono versi danteschi, sono proprio quel De quando tu sarai tornata al mondo e riposata dalla lunga via rispose il terzo spirito al secondo, ricorditi di me che sol la pia, siena mi fe, disfecemi maremma, salsi colui che n'annellata pria, disposando m'avea con la sua gemma. Ecco, questa funzione di pia che è appunto purgatoriale, senza dimenticare quella provenienza da Francesca, perché l'amore quando inizia è sempre Francesca, c'è sempre una terza persona di solito quando inizia un amore, e poi c'è una conclusione che appunto è nella preghiera di San Bernardo alla Vergine. Ecco, quindi c'è una conclusione che guarda a quell'entità che io sono totalmente laico, però che sta comunque al cuore di ogni nostra riflessione. Quindi quando tu dici un libro dantesco sono d'accordo, purgatoriale. Tua domanda invece mi sembra più profonda, meriti una risposta più profonda,
che credo riguardi l'entità dei generi letterari. Oggi si va molto più spesso fondendo, per esempio, prosa poesia. Ecco, abbiamo molti autori giovani che fanno prosa poetica. E poi anche l'eterogeneità dei nostri nuovi autori. E questo, mi riallaccio a quello che dicevi, è un fenomeno che io vedo in Francia e in Inghilterra ormai da una ventina d'anni in corso, e nell'ultimo quaderno di poesia italiana contemporanea, giovane, che ho curato per la Marcos y Marcos, è una serie che curo da 20 anni, è uscito il 12° quaderno, stiamo preparando il 13° con 7 autori per ogni quaderno, per cui in più di 20 anni abbiamo antologizzato più di 80 autori giovani, e nell'ultimo quaderno io ho inserito un autore che si chiama Samir Galal Mohamed, padre egiziano, madre marchigiana. E questi nuovi autori, questi nuovi italiani hanno assorbito in casa fonemi, odori, sapori, litigi, hanno assistito a cose che noi non conosciamo in quei termini, con quei suoni, e studiano con le borse di studio in Italia, studiano Lucrezio, studiano Leopardi come li abbiamo studiati noi, ma su un bagaglio che farà sì che l'italiano, la poesia italiana, la narrativa italiana sarà qualche cosa, sarà ancora narrativa italiana, ma sarà qualcosa di diverso. E questa è la grande sfida, per cui vorrei vivere anche qui quegli altri 30-50 anni che dicevo prima. Questi spicchi vedo che si stanno ampliando piano piano, e poi mi parli di prosa poetica, per chi, come insomma tutti noi abbiamo amato tanto la letteratura, sappiamo è un rifarsi alle radici, d'altronde stiamo parlando degli anni 20, di Cardarelli, ripensare che adesso si ritorna alla prosa poetica mi pone delle domande insomma nella testa, magari anche delle risposte, così con questa chiudiamo. Il destino della poesia italiana, terribile domanda, lo so benissimo, non ti spaventare o perdonami per la domanda inusitata, mi è venuta, ripeto, quando tu mi hai citato la prosa poetica. Allora, dove sta andando la poesia italiana? Riusciresti a fare una profezia così? Tra 50 anni vediamo se hai azzeccato o sbagliato, ma tu starai qui per dirmi, visto Simone, ci avevo indovinato. Beh, ci sarà il mio ectoplasma. Comunque, dicevo, credo che mai come oggi nell'ambito della poesia italiana siano aperte molte strade. 20 anni fa, per esempio, c'erano dei must. C'erano delle cose che si potevano fare, delle cose che erano totalmente out. Oggi si va dalla metrica tradizionale al più irto sperimentalismo, e tutto ha ragione d'essere. E peraltro io nei quaderni che curo, appunto, quaderni di poesia italiana contemporanea, cerco di rappresentare un po' tutte queste tendenze. Direi che c'è molta più libertà. Trovo anche una preparazione che va sempre più aumentando, forse a scapito dell'originalità. Ecco, li vedi anche un po' più come pianisti giapponesi, un po' tutti bravini, perché fanno anche le scuole di scrittura, eccetera, però stenti a trovare quella bella originalità che ti fa respirare, ti fa vedere il nuovo. Poi c'è una frangia che dice che bisogna abolire l'io, e mi fanno abbastanza divertire, perché in un dibattito ho detto sì d'accordo, aboliamolo pure questo io, ma io ho fatto 2 libri, uno nel 2000 che si chiama Il profilo del rosa, dove l'io lirico è soverchiante, e poi sempre nello specchio Mondadori nel 2005 ho fatto un libro che è Guerra, dove l'io praticamente non c'è, ma non l'ho fatto per compiacere voi che mi dite che l'io lo dobbiamo abolire, semplicemente perché mi dettava dentro, visto che prima parlavi di Dante, il soggetto mi dettava dentro un certo modo di esprimere. Sono un uomo di poetica, ecco, quindi, e di progetto poetico, ecco. Mi auguro che, per rispondere sinteticamente, anche da parte dei più avvertiti tra i giovani ci sia molta riflessione teorica, perché questa serve, diciamo che fa ossatura. E allora, con questo auspicio a metà strada tra, ripeto, da profezia e invece così insegnamento, ringrazio Franco Buffoni e ringrazio per averci portato Iucci, per averci così fatto conoscere ancora una volta il potere della parola poetica, e lo aspettiamo a Roma anche per le altre iniziative. Grazie a voi, grazie di cuore. Grazie ancora, grazie.